Napoli deve solamente pensare a fare le proprie partite, senza guardarsi indietro e guardare avanti. Deve giocarsi fino alla fine ogni partita come se fosse l'ultima. Quindi è inutile che stiamo a dire Milan va avanti, Milan va indietro. Dobbiamo solo pensare a fare le nostre partite, punto. Non può temere niente, perché il Napoli ormai sta sulla scia del secondo posto, perché sta combattendo per il primo, giustamente, e sicuramente ce la farà per il secondo posto, almeno. Sicuramente vincere, non è una partita facile a Verona, come sappiamo da 2-3 anni a questa parte, che è un campo molto difficile, però vediamo, il Napoli ha le capacità di battere il Chievo sicuramente. Il Milan, un po' per qualche aiutino, un po' per qualche altra cosa, riesce comunque a strappare punti. Comunque è una bellissima squadra, ha dei giocatori fortissimi. Ma delle volte il Napoli deve temere se stesso, secondo me, perché è una squadra forte. Quindi immagino che il Milan è forte, la Juventus è forte, per vincere un campionato bisogna essere più forti. Il Napoli sicuramente, secondo me, vince a Chievo. Ieri ho visto la partita del Milan, non mi è piaciuto l'arbitraggio. E mi auguro che non sia deciso che il Milan deve superare il Napoli. Contro il Chievo? Il Napoli vince 1-0. Io penso che se il nostro presidente non fa dei buoni acquisti, arriveremo al terzo posto. Comunque io credo ancora nel Napoli. Vediamo oggi con il Chievo che cosa riusciamo a fare.